Edoardo Pellegrino per Idea Web TV in questa domenica 5 maggio 2013, consueto appuntamento settimanale per percorrere i fatti sportivi del weekend qui in provincia di Cuneo, e ovviamente noi ne parliamo con Andrea Rubiolo direttamente dalla redazione di Idea Web TV. Buonasera Andrea. Buonasera a te, Edward. Allora, tanto calcio questa settimana, ma anche un po' di ciclismo, infatti parleremo anche del Giro d'Italia con una piccola parentesi dedicata a un atleta della provincia di Cuneo che partecipa alla Kermesse Rosa, ma ovviamente partiamo dal calcio e dalla prima divisione con il Cuneo che aveva un primo potenziale match ball per la salvezza. È arrivato un pareggio contro la forte Virtus Entella e adesso si deciderà tutto a Salò nell'ultima giornata, un Cuneo che adesso è a pari merito con il Como in classifica, ma con gli scontri diretti e con un solo punto di vantaggio dal Portogruaro. Le due inseguitrici hanno vinto i loro rispettivi impegni ed hanno accorciato sulla compagine biancorossa. Sì, cosa dire? Diciamo che nessuno si sarebbe mai aspettato un successo sia del Como che del Portogruaro. Il Cuneo ha fatto la sua partita, dopo essere andato sotto, ha trovato il pareggio con Cristini. Diciamo che forse avrebbe addirittura meritato qualcosina in più ai punti, però non c'è niente da dire. La salvezza deve passare per forza per questi ultimi 90 minuti, una trasferta a Salò contro la Feralpi, già matematicamente salva e tranquilla, quindi bisognerà assolutamente vincere senza troppi fronzoli. Una partita, quella di oggi, che è stata la fotocopia di tante altre partite casalinghe. Ricordiamo che il Cuneo non vince da dicembre, dall'ultima giornata del 2012, proprio contro la Feralpi Salò, tra l'altro. Non vince in casa dall'ultima giornata di andata. Oggi Cuneo sotto dopo soli 5 minuti, poi una prova generosa, il pareggio nel secondo tempo con Cristini che da centrocampista è il capocannoniere di questa squadra. Onore veramente a lui. Poi tanta pressione, tante occasioni, niente, è arrivato un pareggio, è mancata la vittoria e adesso il Cuneo ha sempre il destino nelle proprie mani, però per stare tranquilla dovrà vincere, anche perché visti i risultati del Como e del Portogruaro c'è il pericolo che queste due squadre possano anche nell'ultima giornata fare il risultato e quindi diciamo che bisogna vincere per evitare di dover guardare altrove. Ma il leitmotiv è chiaro da tempo, purtroppo. Questa squadra fatica a fare gol nonostante il rientro di Torri, anche se questo ha già semplificato molto la vita là davanti. Adesso non bisogna far altro che stringere i denti, non si può fare diversamente. Il destino è nelle proprie mani e non ci si può permettere passi falsi. Questa salvezza va raggiunta sia per gli sforzi che ha fatto la società e sia per l'impegno profuso durante tutta la stagione. Ecco, un ultimo impegno, quello a Salò, nel quale mancheranno giocatori importanti, infatti mancheranno per squalifica Ciro De Franco e Marco Garavelli, che sono stati ammoniti in questa partita, un Cuneo che ha anche contestato alcune scelte arbitrali, soprattutto queste due ammonizioni alquanto opinabili, e poi un metro di giudizio che è stato considerato non proprio equilibrato. Ricordiamo che Serino è uscito dopo pochi minuti per un brutto colpo che l'ha costretto poi a ricevere 18 punti di sutura e quindi sicuramente, tra l'altro un intervento che non è stato neanche sanzionato dall'arbitro, quindi qualche critica ci sta, anche se poi la partita il Cuneo l'ha fatta bene, ecco. Ma lasciamo stare le critiche agli arbitri, ci sono degli incompetenti in Serie A, figuriamoci in Serie C. Purtroppo questi sono episodi gravi che un buon designatore dovrebbe prendere, guardare e mettere in naftalina il direttore di gara per qualche giornata come punizione. Un po' come fanno con i calciatori quando fanno un brutto fallo, vengono squalificati. Quando l'arbitro fa un brutto errore andrebbe squalificato anch'esso, purtroppo sappiamo tutti
meglio di tanti altri come funziona. E dispiace per Serino, speriamo che ritorni il prima possibile. 18 punti di sutura sono veramente tanti. E speriamo solo che serva da monito magari per l'ultima partita, questo, che gli arbitri vedono e riconoscono gli errori, perché Cuneo quest'anno è stato martoriato da degli episodi sfavorevoli a catena proprio. Un Serino che probabilmente non ci sarà a Salò, visto comunque la botta, adesso poi vedremo un po' come saranno le sue condizioni. Certo che 18 punti di struttura sono tanti, non dovrebbe esserci neanche mister Ezzerosso in panchina, perché è un po' spartito, un po' concitato, diciamo che sono volati un po' di cartellini, c'è stato un po' di tensione, speriamo che non ci siano altri squalificati, ecco, non ci siano altre segnalazioni nel referto dell'arbitro. Abbiamo visto un Lori abbastanza imbufalito contro i giocatori avversari, che rei di aver forse esagerato un po' nei festeggiamenti, però ricordiamo che l'Entella ha conquistato matematicamente i playoff, quindi i festeggiamenti sono ovviamente giusti per loro. È un ottimo risultato, essendo anche una squadra molto forte, è il risultato minimo che ci si potesse aspettare. Passando invece... C'è una cosa che volevo dire, poi sì. I festeggiamenti qualcuno non hanno mai potuto farne, quindi è giusto anche che festeggino il prolungamento del campionato loro, che comunque che passi il Trapani o il Lecce finirà comunque il playoff. Tra l'altro Trapani e Lecce che hanno pareggiato entrambe, quindi rimane tutto aperto fino all'ultima giornata, veramente incredibile e inattesa questa lotta in testa. Passando alla Serie D invece, oggi c'era l'ultima partita, diciamo una passerella per il Bra in trasferta a Karate Brianza contro la Folgore Karatese. I giallorossi hanno perso 2-0, una partita che comunque non aveva valore. Adesso si preparano alla pool scudetto, l'ultimo impegno, diciamo, di questa stagione trionfale. La squadra di Daido affronterà la Pergolettese e il Delta Porto Tolle nel proprio triangolare, e vedremo come andrà. Soprattutto sarà interessante vedere se la squadra avrà le energie fisiche e mentali per affrontare queste partite, o se avrà definitivamente mollato. Certo che avere lo scudetto sul petto l'anno prossimo in Serie C2 sarebbe un onore. Sarebbe sicuramente un portafortuna, visto ciò che è successo al Cuneo. La partita di oggi lascia il tempo che trova. La promozione era già ampiamente in tasca. È stato dato spazio a ragazzi come Nicola, Barrella, Mondino, Rizzo, che hanno avuto meno spazio durante tutto l'anno, con un occhio particolare alla pool scudetto. Mister Daigle dice che i giocatori sono un po' stanchi, un po' spremuti, ma io non credo che snobberanno questa pool, anzi credo che con un tecnico che non si accontenta mai, proprio come Daidola, ci si possa aspettare un finale di stagione ancora molto intenso. Sì, infatti, con una vecchia volpe come Daidola, diciamo che queste parole di rito devono essere presi con le molle, perché sappiamo che è un allenatore che vuole vincere tanto, e non penso che prenderà alla leggera un impegno del genere. Assolutamente, io penso che sia più pretattica forse per smorzare un po' l'entusiasmo rispetto a quanto lo pensi seriamente. Non credo che voglia perdere neanche a briscola, quindi difficilmente una pool scudetto di Serie D. E noi ovviamente seguiremo le partite del Bra in questo post-season che è iniziato anche in eccellenza. E oggi c'erano tre cunesi in campo. Io direi di partire dal derby, dallo scontro diretto, valido per i playoff, al Filippo Drago. 0-0 fra Prodro Nero e Cheraschese. Gli uomini di Antonio Caridi passano il turno sfruttando il miglior piazzamento in classifica nella stagione regolare. Uno 0-0 che si è concluso dopo 120 minuti di battaglia assoluta sotto la pioggia, con poi 22 in campo che sono usciti fra gli applausi di tutti. Una Cheraschese che comunque ha raggiunto un obiettivo storico e che può comunque ritenersi soddisfatta per,
per questa stagione. No, assolutamente sì, la Carraschese purtroppo ha pagato gli errori della stagione, nel senso che ha avuto dei passaggi a vuoto che non gli hanno permesso di stare col treno di testa, ed ora questo pareggio alla fine dei 120 minuti ha di fatto sancito l'eliminazione dei ragazzi di Mister De Sena. Io credo che alla fine passi la squadra più forte, più compatta. Passi la squadra più compatta, e anche se a mio avviso, mi auguro di sbagliarmi, a mio avviso con l'Acqui, ad Acqui non ci sarà niente da fare per chiunque si presenti. Diciamo anche che 120 minuti sotto la pioggia sono duri da affrontare. C'è anche da dire che al 24esimo del primo tempo l'infortunio a Serra ha fatto sì che il centrocampo della Prodronero perdesse un giocatore fondamentale, perché è entrato comunque Bondino, che non me ne voglia, ma Serra ha un altro ritmo e un'altra esperienza. Adesso in bocca al lupo alla formazione di Mister Carini, e vediamo domenica prossima cosa succederà con l'Acqui. Eh sì, sarà molto interessante vedere due squadre sicuramente attrezzate, quindi non è detto che il pronostico sia totalmente sbilanciato verso i termali, che comunque sono leggermente favoriti. Invece ha concluso trionfalmente una stagione perfetta l'Albese, che ha vinto la finale regionale col Borgomanero e quindi si è laureata campione di Piemonte per l'eccellenza. È sicuramente un successo meritato per una squadra che ha sbagliato praticamente nulla nel corso di questa annata. Non è riuscita la vendetta all'ex Jacopo Zenga, a parte che comunque quella di oggi era in ogni caso una festa, ecco, una partita che valeva per l'onore, per la gloria, ma fra due squadre che sono comunque andate in Serie D, e quindi una giornata di festa per entrambe. Ma sì, una grande vittoria da parte dell'Albese, che si conferma una squadra di altra categoria, già forse in principio. Le reti di Colaianni e di Cornero sono un ottimo segnale comunque anche per il futuro di questa squadra, visto che sono i due giovani forse più promettenti insieme a Gallesio della compagine Langarola. Sulla vendetta di Jacopo Zenga, diciamo che lui la sentiva molto questa partita, ma alla fine il fatto di tornare in Serie D tutti sì, non la rende sicuramente meno, ma e poi complimenti a tutte e due le squadre che hanno comunque raggiunto una promozione al termine di un campionato molto intenso, quello del Borgomanero, che è riuscito in quattro giorni a ribaltare il Bellinzago, trovando questa vittoria forse inaspettata a poche settimane dalla fine. Uno Jacopo Zenga che, ricordiamolo, ha condito la sua stagione con 20 gol ed è stato assoluto protagonista, quindi direi che la sua annata resta indimenticabile dopo tutti i problemi che ha avuto appunto ad Alba, in quei pochi mesi ma molto travagliati ad Alba. Assolutamente sì, diciamo che quelli furono mesi che noi seguimmo, io e te Edoardo, seguimmo molto, molto da vicino. Era un'altra Albese, non c'era Rava, c'erano altri dirigenti, quindi è un capitolo chiuso di un'annata nera per l'Albese. Adesso parliamo di questa Albese che è rinata come l'Araba Fenice e si riporta in Serie D, dove a meno che il Prodronero salga non avrà più derby, non avrà di nuovo derby, visto che il Bra è salito in C2.
E sarà comunque interessante vedere come una squadra che potrebbe già essere competitiva in Serie D verrà ritoccata attorno a quello che poi, a quella che poi è l'ossatura di base. Scendendo invece in promozione, finalmente il Fossano ha vinto lo scontro diretto importante e fondamentale alla penultima giornata. Basta pareggi finalmente per i bianco-blu, che tornano in testa al girone C a 90 minuti dal termine, davanti al sorprendente Boves che è a meno 1 e alla Piscinese Riva che è stata appunto battuta oggi dal Fossano ed è a meno 2. A 90 minuti dal termine, situazione che resta comunque tutta da vivere, è un fine di campionato che sarà da batticuore per queste tre squadre che hanno tutte le medesime possibilità di andare in eccellenza direttamente, anche se adesso il Fossano ha il match ball sulla racchetta e non dovrà però sbagliare, non dovrà perdere l'ennesima occasione di questa stagione, anche perché poi non ci sarebbe più modo di recuperare, di mettere a posto l'errore. Ma guarda, io adesso non voglio essere particolarmente gufo nei confronti del Fossano. Certo è che se nell'ultima giornata il Fossano non ottiene 3 punti contro il BBS che ha 8 punti in classifica, io credo che dovrò assistere psicologicamente anche il mio amico Sellan, che si vedrebbe un pochino, sarebbe un pochino contrariato. Detto questo, io credo che il Fossano abbia messo la parola fine a questo campionato con questa straordinaria vittoria esterna sul campo della Piscinese, una partita combattutissima, finita 3-2, e questo per rendere ben chiaro l'equilibrio che regna in questo girone, dove il Boves sta sorprendendo tutti come l'anno scorso. I ragazzi di Mr. Volcan hanno veramente dato lustro alla nostra provincia di campionato di promozione di girone C. Ora, nell'ultima giornata c'è Boves Piscinese. Io credo che sarà una gara tutta da gustare, mucho gusto. E diciamo che sarà l'anticipo dei playoff al 99%. Il Fossano dovrebbe veramente fare un harakiri incredibile. Oggi è il 5 maggio, ricordiamo quello che è successo 11 anni fa. Non penso che a Fossano giochi un certo Gresco, e quindi direi che non dovrebbero esserci problemi la prossima settimana. Ricordiamolo pure, così almeno mi sale la carogna a distanza di 11 anni. Da interista, ricordiamo. Invece cambiamo totalmente genere, passiamo al calcio femminile, perché oggi era l'ultima giornata della Serie C. Il Saluzzo doveva vincere col Citturini e sperare in buone notizie. La vittoria è arrivata, ha vinto però anche la Juventus contro il Cossato, e quindi niente primo posto, un primo posto che però possiamo dirlo è stato perso nella sciagurata 4 giorni degli scontri diretti. Oggi era molto difficile riuscire a recuperare e infatti non c'è stato questo miracolo. Sì, diciamo che la Juventus ha avuto un solo match point e l'ha sfruttato alla grande, come fanno le grandi squadre. Onore loro, e ennesima volta peccato per le saluzzesi, che si confermano comunque fra i top team della regione. Oggi a Torino un 3-0 molto tranquillo, senza particolari apprensioni, doppietta di Paoletti e gol di Martinazzo. Paoletti che ha centrato così la 30ª rete stagionale, portando a casa l'effimero premio di capocannoniere del girone. Dispiace commentare così un finire di stagione così sciagurato, una 4 giorni devastante dove le soluzioni forse non hanno retto psicologicamente il doppio impegno con Juventus e Luserna. Ora la compagna saluzzese dovrà solo capire se fare o meno domanda di ripescaggio in A2 e poi trovare il modo di rafforzarsi ulteriormente per far vedere
che la promozione forse ne avrebbero meritata a più di una sola squadra. E poi ricordiamo che adesso la prossima settimana inizierà anche la Coppa Piemonte, che comunque è una vetrina importante di fine stagione e sarebbe comunque bello riuscire a portarla a casa. Sì, è un piccolo appunto per la federazione, è un vero peccato, se non un delitto, che Musello, Saluzzo e Luserna si incrocino già nel girone vedendo un altro girone con Aosta, retrocesso, Asterix, retrocesso, e Biellese salva l'ultima giornata. Diciamo che è un po' un peccato vedere una di queste tre squadre in semifinale e una fra Luserna e Musello, Saluzzo, già a casa. Però le scelte delle federazioni vanno rispettate, per quante buffe siano. Ecco, parlavi di retrocessione, oggi era una giornata anche fondamentale per la Propo Longhera. La Propo Longhera che purtroppo non ha trovato modo di ottenere la salvezza, contro l'Asterix arrivano i tre punti e non sarebbero comunque bastati visto il successo della Biellese sul Casale. È arrivata comunque una sconfitta per 1-0 che condanna le ragazze di Mr. Guy alla retrocessione, una retrocessione immeritata per i valori espressi sul campo, si è pagata la troppa inesperienza. Guy, sentendolo prima al telefono, mi ha confermato che il prossimo anno molto probabilmente non siederà più sulla panchina della Propo Longhera, e una Propo Longhera che dovrà ripartire dalla Serie D, e quindi in bocca al lupo alla Propo Longhera per la prossima stagione e in bocca al lupo a Guy per la Coppa, che concluderà presumibilmente la sua permanenza sulla panchina bianco-blu. La Propo Longhera poi troverà in Serie D una Costigliolese che non è riuscita a passare i play-off e che quindi rimarrà in Serie D l'anno prossimo. Ma sì, assolutamente sì, rimarrà in Serie D, a meno che di clamorose domande di ripescaggio, che non penso arriveranno. Rimane in Serie D una squadra neocostruita, una squadra neonata, e quindi già la pro dei playoff di Serie D quest'anno è stato un grande risultato per le ragazze di Mister e Mark. Credo abbiano già fatto un campionato importante e stiano lavorando bene in proiezione futura. E dopo la parentesi sul calcio femminile, chiudiamo con una piccola nota riguardante il Giro d'Italia, perché il Giro d'Italia partecipa un conterraneo della provincia di Cuneo, cioè Diego Rosa di Corneliano d'Alba, che corre per l'Androni Team, un Diego Rosa che dopo le prime due tappe, 21esimo nella classifica per la maglia bianca, che è quella dedicata ai giovani, la classifica per i giovani, ed è 82esimo nella classifica generale. Ricordiamo che nella prima tappa l'atleta albese aveva chiuso addirittura al 14esimo posto, quindi un ottimo inizio. Oggi la cronometro a squadre, nella quale l'Androni Giocattoli Venezuela è rimasta indietro, ha chiuso al 16esimo posto di squadra, lui comunque rimane a 46 secondi dalla vetta della classifica della maglia bianca, e quindi sicuramente un inizio incoraggiante per un atleta che, ricordiamo, ha solo 24 anni. Sì, un 21esimo posto nella classifica per la maglia bianca, che è una maglia troppo snobbata, perché rappresenta il futuro della disciplina. Ricordiamo che non va dimenticato che qualche anno fa in quella categoria primeggiava un certo Ivan Basso, primeggiava un certo Vincenzo Nibali, e quindi io credo che non bisogna assolutamente snobbarla questa maglia. Buon per Diego Rosa, speriamo magari di vederlo protagonista in qualche fuga, in qualche giorno tappa futura, e chi lo sa, poi magari lo troveremo fra qualche anno a scattare sulle Dolomiti, ricordandoci un vecchio pirata, chi lo sa. C'è sempre la speranza
che un ciclista di queste zone faccia bene. Sì, tra l'altro anche perché per Diego Rosa questo è il primo Giro d'Italia, quindi da esordiente. Complimenti, ecco, per questo inizio, poi vedremo. Siamo appena alle prime due tappe della kermesse, quindi ci sarà tempo di vederlo in azione, ricordando anche che noi seguiremo poi le due tappe nel dettaglio, le due tappe cunesi del 17-18 maggio, quindi potremo anche sentirlo poi direttamente, vedere le sue impressioni poi in un periodo in cui il Giro sarà nel vivo e nel pieno svolgimento, quindi vedremo. Assolutamente, non ci resta che aspettare le tappe qui in Granda, e la Web TV li seguirà in maniera molto approfondita come sempre. Tra l'altro ricordiamo anche l'iniziativa di Idea Web TV proprio per questo giro e per le due tappe cunesi. Chiunque vorrà potrà mandarci le proprie foto nel tragitto nel quale passerà la Carovana Rosa, anche perché ricordiamo che sono diversi paesi toccati in queste due tappe. Potete mandarlo all'indirizzo sport@ideawebtv.it e noi le pubblicheremo anche segnalando il nome e il cognome di tutti coloro che vorranno partecipare, quindi mi raccomando, siamo qua a vostra disposizione. Io ringrazio Andrea per la disponibilità, come di consueto per ogni domenica, dando l'appuntamento a domenica prossima, una domenica che sarà decisiva. Ricordiamo che il Cuneo si giocherà la salvezza in prima divisione a Salò contro la Feralpi, quindi tappa fondamentale per tutto lo sport in Granda. Grazie Andrea e buona serata. Grazie a voi, buona settimana.